XVII secolo, un'era di progresso e di regresso, un'era che ha cambiato radicalmente il modo di vivere e di pensare delle persone. Questo è un secolo di innovazione tecnologica che mai nella storia l'uomo ha affrontato, e ora con le scoperte scientifiche ha dato luogo ad applicazioni tecniche così rapide. Molti campi sono stati investiti, tra cui la biologia, con lo sviluppo delle biotecnologie e delle manipolazioni genetiche, e anche le tecniche mediche. La chimica, con la produzione di nuove sostanze di sintesi, il nucleare e l'esplorazione dello spazio, l'informatica, l'astrofisica, la meccanica, la matematica, la fisica stessa che hanno portato alla creazione di nuovi microprocessori, i satelliti, l'utilizzazione della televisione via cavo, le fibre ottiche sviluppano all'infinito l'emissione e la trasmissione dei messaggi e l'evoluzione del motore a scoppio. Si ha uno sviluppo della cosiddetta intelligenza artificiale, ma questa non è solo un'epoca di rivoluzione positivistica, ma un'era che ha segnato nell'animo l'uomo con la sua violenza e crudeltà. Difatti è il secolo delle due guerre mondiali. La prima guerra mondiale, o grande guerra, dal 1914 al 1918 con l'affermarsi, appunto, delle nuove tecnologie. E la seconda guerra mondiale, dal 1939 al 1945, con il desiderio di predomino ed egemonia della razza ariana da parte di Adolf Hitler e lo stabilirsi delle dittature. Negli anni a seguire ad oggi ci sono state piccole discordanze tra varie nazioni, ma cosa accadrebbe se tali discordanze diventassero le fautrici di una terza guerra mondiale? Le popolazioni sperano che ciò non accada mai, ma stando semplicemente alle dichiarazioni di Orazio Villegas, un mistico e veggente, autoproclamatosi il messaggero di Dio, lo scoppio del conflitto arriverà 100 anni dopo l'apparizione della Madonna Fatima, la quale apparve nel 1917. Per l'appunto, secondo egli, la terza guerra mondiale è solo una questione di settimane. Ma come possiamo basarci sulle parole di un semplice uomo? Come ricorda il tabloid Mirror, a sostegno della sua tesi, c'è tutta una serie di previsioni azzeccate con largo anticipo, come per esempio la vittoria di Donald Trump su Hillary Clinton alle elezioni presidenziali negli States, indicata da Orazio già nel 2015. Trump era definito da Villegas il re illuminato che porterà il mondo alla guerra. Il veggente aveva anche predetto il bombardamento americano in Siria, antipasto di un'escalation che coinvolgerà anche Cina e Nord Corea, paesi in cui l'attenzione del mondo è ora tutta concentrata proprio per la paura di un conflitto nucleare. La gente deve sapere che si deve preparare alla guerra mondiale tra il 13 maggio e il 13 ottobre 2017 e porterà devastazione, sconvolgimenti, morte. E nuove avvisaglie di questo caos, sostiene, arriveranno già nei prossimi giorni, ha riferito al Daily Star. Infine, egli afferma di aver avuto un sogno, in cui avrebbe visto palle di fuoco che cadono dal cielo e colpiscono la terra. La gente di tutto il mondo era in fuga, e credo che quelle palle erano la raffigurazione simbolica di missili nucleari che cadranno sulle città e le persone di tutto il mondo. Dobbiamo affidarci alle sue testimonianze e al suo sogno? Dobbiamo convincerci che ciò accadrà? Beh, speriamo di no. Un macabro saluto dai De Zeros.